Pace e bene. Da qualche anno nel nostro ordine dei frati minori cappuccini si sta svolgendo il lavoro della preparazione della Ratio Formationis Ordinis. Perché si sta facendo tutto questo lavoro? Vi invitiamo ad ascoltare. La lettera formatica di questo sessennio ci ha invitato di lavorare sulla Ratio Formationis dell'Ordine. Questa ratio ci aiuterà a rinforzare la nostra unità carismatica nella diversità della cultura. Ci aiuta a camminare nella stessa direzione, perché oggi la formazione è una cosa più importante, perché questo è uno degli argomenti anche per il prossimo capitolo generale. Siamo grati al Ministro e il suo Consiglio che hanno deciso di prendere questo argomento come uno degli argomenti. E anche nel nostro ordine più di 20% frati giovani sono nella formazione, quindi abbiamo una responsabilità di aiutarli, di aggiornare, anche capire Gesù storico e la nostra tradizione francescana cappuccina. Per questo mi pare la ratio diventerà un documento che ci aiuterà molto a avere un focus e anche andare avanti con la formazione permanente e iniziale. L'argomento principale del prossimo capitolo generale che si svolgerà fra un anno è la Ratio Formationis dell'Ordine. Sarà un'opportunità ottima per cui l'Ordine potrà confrontarsi sulla propria identità. Abbiamo visto le costituzioni, però ora si tratta di vedere come vogliamo introdurre i giovani o chi si annuncia alla nostra vita, tenendo conto del fatto che le culture sono diverse, tenendo conto che un mondo è quello europeo dove l'ordine è nato e un'altra realtà sono i religiosi cappuccini nel sud del mondo che sono il frutto della missione, che sono anche loro ad essere il futuro del nostro ordine, perché il nostro ordine si sta sviluppando a sud del mondo. Quindi io mi rallegro molto del fatto che il capitolo si occuperà di questo tema. È delicato, forse ci saranno anche qualche scontro, ci sarà dibattito, ma aiuterà l'ordine a crescere nella presa di coscienza della propria identità, della propria missione nell'oggi della storia. Allora, vi spiego un po' la metodologia che abbiamo preso per elaborare questo documento. Sono stati presi delle indicazioni del questionario che abbiamo fatto a tutto l'ordine e così il nostro documento diventerà un documento tra carismatico e normativo. Allo stesso tempo cerchiamo di ascoltare a tutti quanti. È un documento aperto, sempre in cammino. È fatto da tre capitoli. Il primo ci invita a sognare con la persona di Francesco che diventa fondamento del nostro carisma. Il secondo prende in considerazione le cinque dimensioni di ogni ratio formazioni, cioè bisogna in questo capitolo cercare di verificare che queste dimensioni sono nella nostra vita. E il terzo le tappe formative. E queste tre tappe, le tappe formative, forse la parola chiave qui che vogliamo introdurre è la parola iniziazione cristiana, e questo documento finirà con tre allegati. A Praga abbiamo parlato di tre temi importanti di che vogliamo fare anche allegati alla ratio. La prima è la maturità umana. Come possiamo aiutare i frati di crescere in questa
di conoscere la sua sessualità, ma anche la sua storia e i feriti. La seconda è la interculturalità. Come possiamo formare i frati che possono vivere insieme con altre culture, ma anche in fraternità della formazione dove già ci sono diverse culture. E la terza è una ratio studiorum, che posto a noi studi nella nostra vita, come è la relazione fra la formazione del francescanesimo, della spiritualità dei cappuccini e la formazione accademica. Come si può mettere questo insieme? Allora, siamo qui a Praga, nel nostro convento dei Cappuccini, fondato nel 1599 dal nostro San Lorenzo da Brindisi, per il secondo incontro europeo continentale sulla Ratio Formationis. Siamo qui i delegati delle varie circoscrizioni europee delle quattro conferenze, CENOC, CECOC, CIMCAP e CIC. Siamo circa 40 frati dall'Europa appunto per discutere sugli allegati della nostra Ratio Formationis. Con lo scopo di raccogliere la riflessione di tutto l'ordine, in questo caso dei frati europei, il nostro modo di lavorare è con un input all'inizio del mattino e poi si parla in gruppi per aree linguistiche e anche per aree dell'Europa. E poi quello che si è parlato nel gruppo si porta all'assemblea e si raccoglie anche al pomeriggio, altra volta nei gruppi, per portare questa riflessione a quello più concreto che servirà per tutto l'ordine, per la Ratio Formationis. Qui a Praga sono venuti tanti formatori dall'Europa, da tutto il mondo europeo, cappuccino. È una grande bellezza, una bellissima esperienza. Da una parte è una anche sfida per noi, perché possiamo vedere in questi giorni come siamo diversi, come pensiamo nel modo diverso, abbiamo le diverse idee, allora è una sfida, ma dall'altra parte veramente una grande ricchezza di conoscerci di più, di conoscere i nostri valori di più e di sperimentare che nonostante tutto questo siamo veramente veri frati cappuccini. E questa è una bella esperienza. E soprattutto questo che ci unisce non soltanto la nostra vocazione di essere frati minori cappuccini, ma anche il Signore. Per questo ogni giorno cominciamo dalla preghiera, dall'Eucaristia, perché questo è il punto il più importante nella nostra vita.